1540, sur 120, gauche 10 épingle. Gauche 10 épingle. Derecha 5 poco rápida, situar, para izquierda 4 rápida, se cierra mucho, para. Tre, due, uno, vai, verso 3 più, 70. Amici appassionati di rally, ben ritrovati qui a Service Park. Come avete notato, in queste settimane c'è stato un po' di pausa, perché insomma la situazione generale è quella che è, lo sapete tutti, anzi spero che tutti voi che state ascoltando questa puntata possiate stare bene, che i vostri cari stiano bene. E però appunto, visto che in queste settimane i rally erano fermi e anche le cose da raccontare erano meno, allora ho pensato di fare un pochino di pausa, andando a cercare però alcuni contenuti che potessero essere di reale interesse e di qualità. Ed è quindi con enorme piacere che vi porto una nuova intervista ad un personaggio veramente incredibile del mondo dei rally, del mondo dei rally italiani, che però sono andati in giro per il mondo e vorrei anche dire sono andati in giro per il mondo a insegnare che cosa sono i rally nel resto del pianeta. Parliamo di un grandissimo meccanico, uno dei pilastri portanti della squadra Lancia per tutti gli anni 70, 80 e 90, fino a quando la Lancia è rimasta nei rally. Sto parlando ovviamente di Rino Buschiazzo. Buonasera Rino, ben trovato qui a Service Park. Buonasera a voi tutti. Allora Rino, io le chiedo subito la domanda che è un po' di rito, in realtà fa un po' parte della cronologia degli eventi, però giusto per capire di che epoca stiamo parlando. Lei ha iniziato a lavorare per la Lancia in che anno? Esattamente il 15 aprile 1977, che all'epoca era, io non lavoravo in Lancia, ma era reparto corse Fiat con le 131. Ho capito, quindi l'epoca Stratos era appena finita, avevate ancora un po' di convivenza forse? Allora, all'epoca nel 77 i due reparti corse erano ancora divise, c'era il reparto corse Lancia e il reparto corse Fiat. Nel 78 c'è stato poi siamo stati unificati, dove il 131 ha continuato a fare il campionato del mondo e la Stratos faceva campionato italiano e campionati europei e team satelliti come Jolly Club e Grifone. E poi niente, nel frattempo il reparto corse Lancia ha cominciato a fare la pista con la Beta Monte Carlo. Invece io sono sempre stato al reparto rally con la 131 fino nell'81, poi nell'82 è uscita la 037 fino 85, poi fine 85 è debuttato l'S4 fino a fine 86, poi c'è stata l'epoca del 87 fino a giugno del 93, quando io me ne sono andato perché non c'erano più, ufficialmente la Lancia non faceva più i rally, l'operazione con Sainz Jolly Club non era abbastanza supportata economicamente, quindi dovevamo dire, io che ero la persona di tradunion tra l'Abarth e il Jolly Club, dovevo dire un sacco di no a Carlo Sainz, lui chiedeva delle modifiche e non c'era il budget per farle, quindi ho preferito andarmene. Certo, chiaramente quello fu forse uno dei momenti più brutti dell'automobilismo italiano, bisogna dirlo, anche per gli appassionati, perché oggettivamente crollava un pilastro di tutti noi tifosi, ecco. Poi comunque arriveremo anche a quel periodo. Le faccio ancora una domanda, se vogliamo così, un po' di generale. Lei è stato per 17 anni, se non sbaglio, nel reparto corse più famoso dei rally. Voi avevate, lavorando all'interno di quella squadra, avevate un po' la sensazione della grandezza di quello che stavate facendo, o bene o male per voi era tutto sommato lavoro e quindi cose andavano molto tranquillamente? Io parlo per me, comunque credo di poter parlare a nome di anche numerosi dei miei colleghi, perché la maggior parte per noi
era sì un lavoro, ma era anche una passione, le macchine da corsa, i rally, la competizione. Noi avevamo questo, quando si partiva per una gara, vedevo in noi il fatto che eravamo vestiti uguali, la squadra di calcio che andava in trasferta, non bisognava tornare con i due punti all'epoca, capisci? Bisognava vincere per forza. Certo. E tra di noi c'era anche un bellissimo rapporto, non c'era, lì c'era spazio per tutti, non c'era il più bravo, il meno bravo, non c'era concorrenza tra di noi, o se c'era era molto leale e messa sotto una cosa spiritosa, magari si faceva la battuta, ma non c'era invidia da parte nostra. E tutti collaboravamo per cercare di migliorare per quello che potevamo, perché la vettura veniva progettata da ingegneri, c'era un reparto esperienze che assemblava le vetture da prova. E però quando le vetture arrivavano da noi, noi trovavamo sempre il modo di cercare di fare qualche modifica per velocizzare le assistenze. Ad esempio, una cosa che avevamo poi... eravamo arrivati con la Delta, che con una chiave da 10 e una chiave da 17 smontavamo il cambio, usavamo solo due chiavi, non c'era la 19, la 17, la 13, la 10. Noi avevamo modificato i bulloni, portati tutti o 17 o 10, e così facevamo prima, tutte idee che arrivavano da me, dai miei colleghi, se ne parlava. Un episodio, ad esempio, quando ci hanno presentato l'S4, l'hanno fatta vedere a noi, aveva il cruscotto della 037 un po' modificato. Tra noi meccanici ci siamo guardati, ma usciamo con una macchina nuova con un cruscotto della 037? Ed era tutta nera dentro. E praticamente io, parlando con Limone, Pianta, gli ho detto, ma possiamo cercare di fare un cruscotto, lo facciamo noi. Mi ricordo che io con De Giovanni e un battilasta che si chiamava Pizza abbiamo abbozzato questo cruscotto, e Pecoraro, che era il capofucina, è uscito a cercare le spie, che mi ricordo che aveva detto, oh, ho trovato quelle della Citroen che sono quadrate, così diciamo mettere l'adesivo sopra, e quel cruscotto è nato dai nostri suggerimenti, che comunque la parte tecnica accettava benissimo, anche perché i nostri ingegneri, da Limone a Lombardi, l'ingegnere Ruffina che era motorista, Paolo Ferrero, erano tutti molto collaborativi, nel senso accettavano che un normale meccanico potesse chiedere qualcosa o richiedere una modifica, no? Per loro la valutavano, certe volte ci sentivamo dire di no, ma di no con spiegazione, non no e basta, no perché. Quindi ti spiegavano che non si poteva fare o perché diventava troppo fragile o perché c'era qualche altro motivo, però c'era un bel ambiente, era piacevole, difatti passavamo un sacco di ore, lavoravamo tantissimo, perché a volte si faceva le nottate, perché ogni tanto veniva fuori che dobbiamo fare una macchina, ad esempio l'anno che Tonino Tognana correva col Ferrari, a un certo momento, sì, non so, politicamente non so perché, per come, ma è arrivato il capo officina, ha detto bisogna fare, mi ricordo era un giovedì qualcosa, bisogna fare una macchina veloce veloce da dare a Tognana perché corre, adesso non mi ricordo quali era, non me lo ricordo, ha detto perché correrà con la 037, no? E allora ci siamo messi lì e abbiamo fatto nottate, però siamo riusciti a consegnare la macchina. Tornando un po' indietro, c'è stato, credo sia stato 80-81, non mi ricordo più, l'anno degli scioperi, che a un certo momento avevano fatto i picchetti fuori dal nostro stabilimento, però noi avevamo il Sanremo a fine settimana, quindi io e Innocenti siamo andati in un'officina di Novara, dalla Sivama Motor, da un certo
Ersini, abbiamo portato via una macchina di notte, Pianta ci portava via il motore, ci portato, nel senso, dalla sede, il Corso Marchi ci ha portato il cambio, e noi abbiamo montato la macchina lì, un'altra macchina, poi le altre macchine, abbiamo usato una macchina della quattro rombi e un'altra non me la vedo, di Bettega era già pronto, l'abbiamo portata fuori così, però a Corso, quell'anno lì avevamo sponsor all'Italia, una macchina a Corso con i colori della quattro rombi, mi sembra, quella di Roll che abbiamo fatto noi era tutta bianca e quella di Attilio era stata fatta azzurrina, Bernacchini con Bettega. Però si facevano queste cose un po' borderline, nel senso che per noi, noi dovevamo andare a fare questa gara anche perché c'era in palio il mondiale, certo. Dovevamo vincere per questa gara e quindi il fatto degli scioperi, non so, all'epoca non condividevamo molto, perché per noi il fatto di privare a una casa costruttrice di vincere delle gare, di fare pubblicità per vendere più macchine, era una cosa che era giusto fare, non era che penalizzasse gli operai che magari scioperavano perché la paga era bassa o tutte, certo, queste cose. Noi la vedevamo come dire, se la Fiat vince garantiamo lavoro a tutti, no? Quindi una cosa positiva. E così facevamo queste cose, insomma. Sono affascinato, la lascerei parlare per sempre, sono sincero, sono veramente affascinato. E proprio per il discorso organizzativo, io mi sono chiesto, in quel periodo a fare i piani assistenza c'erano due personaggi che poi insomma sono diventati anche loro un po' delle leggende del realismo italiano, che sono da una parte Ninni Russo, dall'altro Arnaldo Bernacchini, che erano un po' quelli che facevano i piani assistenza. E allora mi chiedevo, nel fare questi piani assistenza venivate coinvolti anche voi per capire quali erano i posti migliori? Allora, non, decisamente no. C'è da fare una precisazione. Ninni Russo era un po' il responsabile, il capo della logistica, chiamiamola, no? Mm-hmm. Quindi si occupava di spedizioni, biglietti aerei, prenotazioni alberghi, prenotazioni voli, si occupava di tutto quello. Arnaldo Bernacchini era quello che invece si faceva tutto il giro dei rally e individuava i vari spazi dove posizionare le assistenze, che se era un posto privato si fermava, chiedeva il permesso, se c'era da pagare un affitto pagava l'affitto e poi allegava al piano dei servizi il foglio firmato dal proprietario che ci autorizzava a mettersi lì. Se era un posto pubblico, lui segnava la prima scelta e poi se arrivavamo che c'era già l'Audi, c'era la seconda scelta per noi e addirittura la terza scelta. Se tutti erano occupati per radio, si parlava e si diceva, guarda che quei posti erano occupati, siamo un chilometro più avanti o 500 metri, si diceva dove eravamo, però lui, Arnaldo Bernacchini, non so se le è mai capitato di vedere un piano dei servizi fatto da Arnaldo, era un'opera d'arte, tutti i disegnini fatti del parcheggio, con il cartello, con la staccionata, se c'era l'asfalto lo evidenziava in un modo, se era ghiaia lo segnava in un altro modo. Era una cosa stupenda, una cosa. Però me ne hanno parlato e effettivamente deve essere stata una cosa incredibile, da una precisione. Sì, è incredibile, sì, sì. Il massimo è stato quello del Safari, che era un libro non so da quante pagine, aveva uno spessore enorme dove c'era tutti i vari punti, chi faceva cosa, chi faceva chi, era una cosa stupenda. Incredibile. E io quando le ho mandato un po' l'idea di quello che erano le domande che le volevo fare, avevo trovato assieme anche un elenco di nomi.
Mi chiedevo se magari qualche nome le fosse tornato alla mente rivedendolo scritto, oppure no, erano nomi, anche perché credo che fossero nomi di tutte le epoche Lancia, quindi probabilmente alcuni magari sono stati prima di lei. Allora, no, abbiamo mandato dei nomi di piloti prevalentemente, giusto? Anche piloti, sì, certo. Però poi io ho anche dei nomi tipo Colucci, piuttosto che Fissolo, che sono altri... Allora, Colucci era il capo progetto della 131 e l'ho conosciuto. Ho conosciuto anche il figlio che faceva il navigatore e correva anche lui su un 131. Adesso non mi ricordo più, Bertolo, qualcosa del genere, al pilota. E Colucci navigava. Comunque ho conosciuto Colucci, Adriano Fissolo l'ho conosciuto, ma Adriano Fissolo era responsabile reparto motori. Era sotto la ruffina della situazione, prima ancora c'era Lampredi, c'era... Nel 77 io ho avuto la fortuna di conoscere ancora quelle persone lì. C'era l'ingegner Petronio, che poi è diventato compianta a gestire la stagione dal 92 al 92. Nel 92 c'era Petronio e Pianta. E quando sono arrivato era nello studio dal reparto progettazione, c'era anche l'ingegner Petronio. Ho capito. Tra l'altro poi qua leggo anche dei nomi, vabbè, a parte Daniele Audetto, poi Dal Sasso, che lei ha nominato come un suo... Paolo, mio collega. Esatto. Mio collega, Paolo Dal Sasso, ma io me li ricordo tutti, cioè, Crema, Fregnan, Dal Sasso, Innocenti, Pecoraro, cioè, poi ci sono stati i nuovi arrivi, ad esempio c'era uno molto bravo, Sergio Pagliano, che è arrivato nel periodo che sono arrivato io in Abar. Poi più tardi è arrivato Mortara, Walter, c'era Pisanelli, c'era un sacco di gente. E non bisogna dimenticare quello che era i meccanici che arrivavano dal reparto corse Lancia, che c'era Gino Fraboni, che lui ha continuato a fare la pista, ma c'era Gegé Di Giacomo, che invece è venuto da noi a fare i rally, c'era Gabino, che è diventato responsabile del reparto sospensioni, e c'era parecchia gente, me li ricordo ancora tutti. Certo, ma c'è un nome che... cioè un qualche collega con cui poi ha portato avanti un rapporto, diciamo, più di amicizia, o...? Ma io ero abbastanza un solitario, diciamo che non legavo con tutti, ma non c'era uno preferito. Per me andare a fare assistenza con solitamente ero con Paolo Dal Sasso, ma se dovevo farlo anche con Fregnan o Crema non c'era problemi, non avevo preferenze. Io, non abitando a Torino, legavo poco con loro, tra di loro si incontravano magari la domenica, facevano molte cose. Io invece, quando potevo, il sabato, il venerdì sera me ne venivo via e tornavo a casa. E giustamente, anche perché insomma c'era una famiglia, immagino, da curare anche. E senta, mi sono fatto questa domanda perché, cercando delle domande che potessero andare un po' al di là di quello che sono le solite cose che le potevo chiedere, mi chiedevo, da un punto di vista tecnico e anche logistico, tutto il discorso dei muletti era tutta vostra responsabilità, cioè era tutto vostro lavoro o avevate una squadra dedicata a quello? No, era tutto nostro lavoro. I muletti erano delle macchine da gara un po' vissute che venivano rialzate con dei pezzi revisionati e magari che avevano una vita già abbastanza importante, avevano già abbastanza vita, quindi erano a rischio magari rotture. Oppure i muletti venivano usati per sperimentare nuove soluzioni. Ad esempio, mi ricordo che quando Walter Röhl a San Martino di Castrozza ha corso col muletto di Bacchelli, mi sembra, quel muletto lì aveva una pompa di iniezione che non era uguale a quelle che si montava sulla macchina da gara, era un altro modello, mi ricordo di quello.
e ogni tanto veniva magari montato il differenziale particolare o si cambiava fornitore e dentro c'era la coppia conica di un altro fornitore e bisognava testarla. Allora si veniva montata sotto un muletto e accumulava chilometri e si vedeva poi quando tornava a casa, si smontava, si vedeva se aveva avuto delle usure anomale oppure se c'erano dei problemi, se si poteva proseguire. Certo, quindi immagino che il lavoro era moltiplicato per due, nel senso che c'era tutte le vetture gara, ma poi c'erano anche tutti i muletti da tenere comunque sotto controllo. Però diciamo che nel reparto corse Fiat eravamo una quarantina di persone, non c'era poca gente. Quelli, purtroppo, quelli che sono i più, mi permetta di usare il termine, famosi, siamo 10-12, però ce n'era altri 28-30 persone a casa a lavorare, che di solito magari non venivano neanche all'assistenza. C'erano dei meccanici che i rally li facevano tutti e qualcuno che veniva a rotazione o perché aveva già una certa età o perché non aveva quello spirito che abbiamo parlato all'inizio di competizione, di, certo. era un po' più lì per lo, diciamo, come lo facevano come lavoro e non avevano molta passione e quindi rimanevano a casa, rialzavano dei muletti, facevano altre cose, insomma. Certo, certo. O se no, buttavano i furgoni in assistenza, per capirci. Ho capito. Tecnicamente, proprio brevemente, in Corso Marche le macchine venivano lavoravate come in assistenza oppure avevate il doppio degli attrezzi in officina? Allora, le macchine, se parliamo nel periodo del 131, venivano montate su dei ponti meccanici. Poi, andando avanti, ci siamo messi a lavorare come in assistenza, cioè noi montavamo le macchine sui cavalletti come quando eravamo per strada, per capirci, certo. In assistenza. Quindi avevamo la stessa posizione, se dovevi montare un cambio, due dovevano coricarci sotto e uno di sopra ti dava una mano. E quindi faceva da allenamento anche per voi? Esattamente, era un allenamento per quando c'era da fare delle sostituzioni. E poi mi ricordo che quando si faceva le sostituzioni c'era un po' il responsabile non era il responsabile della macchina, ma era quello che quando avevamo quasi finito io chiedevo, non so, a Vittone: hai chiuso i bulloni del turbo? Tu hai i bulloni del motorino? Lui mi rispondeva: fatto i bulloni. Facevamo un check up di tutto quello che abbiamo smontato e veniva confermato, fatto tutte queste cose. Che bello, sono anche qui, perché poi con la mente cerco di immaginarmi voi che lavorate a quelle macchine, quindi è meraviglioso. Lei ogni tanto saliva con Pianta e faceva dei test. E quindi è successo molto raramente. Ecco, ma come mai questa cosa? Normalmente c'era un navigatore che faceva il navigatore, quindi è successo in Argentina nell'86 e qualche volta alla Mandria, che sono salito con Giorgio, però non era il mio ruolo, insomma. Ogni tanto, quando facevamo delle prove tecniche in Finlandia o specialmente con Marco Allen, quando si provava delle nuove sospensioni, delle nuove soluzioni, ogni tanto lui mi diceva: Rino, vieni con me che facciamo un giro, perché aveva piacere di avere il mio parere su come si comportava la macchina. Io andavo e gli davo le mie sensazioni, ma non ero uno, onestamente, che non guidando io, oltretutto io non sono neanche molto bravo a guidare, però riuscivo a capire
se lui faceva fatica o era facilmente, la macchina diventava facile da guidare. Ho capito. Beh, credo delle grandi emozioni, perché in Finlandia con Allen deve essere stato qualcosa di incredibile. Sì, poi dico anche questo, che Marco a fine giornata, prima di smettere, prendeva sempre a turno su un meccanico, no? E gli altri andavamo a vedere, perché lui diceva sempre: voi dovete ricordarvi che questa macchina fa certe cose, ma c'è qualcuno che la guida, quindi non dimenticatevi di chiudere niente, cioè chiudete tutti bene i bulloni, fate tutto bene. In effetti, quando lo vedevi in questa macchina che saltava, faceva dei salti a una velocità incredibile, capisci, diventava, vederlo atterrare così, ma... lui motivava anche un po' i ragazzi dicendogli: dovete stare molto attenti e tutto. Era bello anche quello. È bello perché diventa un po' un cardine della squadra, trovare un pilota che riesce a unire le persone, quindi è una cosa molto positiva, credo. Sì, sì, eravamo un bel gruppo. Ma senta, nell'89 la Lancia a un certo punto ha ospitato Gianni Vasino come navigatore di Dario Cerrato. Lei quella cosa se la ricorda? Qualche... Me la ricordo, credo, delle due operazioni pubblicitarie che ha fatto la Lancia, ce n'è stata un'altra che mi ha colpito di più e è stata quella che con Giorgio Faletti a Sanremo, sì, che ha corso, ecco, quella lì è stata veramente una cosa più carina, più Giorgio che è venuto in Abar a provare il sedile, ha conosciuto subito, è arrivato, io l'ho presentato al capo officina e lui gli ha subito fatto una battuta, si è stato subito una cosa, Gianni Vasino è stato proprio una cosa più vissuta da Cerrato. Per noi onestamente era una rottura, perché Rally di Monte Carlo, no? Con Gianni Vasino e Cerrato, che noi avevamo le macchine che se una poteva essere prima, seconda, terza, nelle prime 10 c'erano tutte e tre, finivi l'assistenza e poi te ne andavi. Lì dovevi aspettare, non so, Cerrato poteva essere trentesimo o qualcosa del genere, quindi dovevi ancora aspettare e fare assistenza a lui. Era una bella trovata pubblicitaria, però non, onestamente non l'abbiamo sentita molto. Invece quella di quella lì c'è stato più, ci ha toccato di più da vicino, con Giorgio Faletti. Poi c'è stato, non so, assistenza al Giro d'Italia, dove c'era Patrese con Pozzetto, per dirle. C'è stato Loredana Bertè un Giro d'Italia con un altro, che adesso non mi ricordo più con chi correva. Ogni tanto arrivavano questi personaggi che per fare delle pubblicità, insomma. Tra l'altro, ma dico giusto se dico che lei è caduto, tra virgolette, con l'elicottero per 3 volte? 4. Ah, caspita. La voce Vittone, 5. Ah, però. Sì, no, caduti, abbiamo avuto degli incidenti con gli elicotteri. Il primo, adesso vado, mi sembra, il primo è stato in Argentina, si era rotto il rotore di coda e siamo venuti giù. In Grecia abbiamo tagliato i fili della corrente e siamo dovuti atterrare, oltretutto vicino a delle casette dove c'erano le api. Nini Russo è stato punto. E la terza è stata al Safari, quando Michi ha vinto, l'anno che Michi ha vinto il Safari. E poi c'è stata una quarta in Portogallo, lì atterrando il pilota voleva far vedere che era troppo bravo e atterrato praticamente con il rotore di coda su un cassone di un camion e abbiamo fatto un mezzo macello, ma fortunatamente non ci siamo mai fatti niente. Beh, è comunque da raccontare, non è male, nel senso che penso poche persone possano dire una cosa del genere. Sì, ma difatti io, che ho il mio modo di vedere, mettevo sempre il discorso delle probabilità, no? Quando a una persona è successo una volta è andata bene, che succeda due sia difficile, che succeda tre è difficile, poi io sono arrivato a 4 e poi
Sulla quinto non c'ero, non ero sull'elicottero, non mi ricordo il motivo, però ero in Argentina l'ultima volta che è caduto in elicottero, e lì se la sono vista brutta, e nessuno si è fatto male perché è andato giù di pancia, fortunatamente, ma poi ha preso fuoco. Ah, caspita. Sì, sì, però diciamo è andata bene anche quello. Non abbiamo... Se non sbaglio, poi da lì vi hanno dato anche un indennizzo per chi viaggiava in elicottero. Allora, questa è stata una delle mie, le mie battaglie. Un indennizzo che all'epoca era un aumento ogni anno di un tot... sulla paga oraria, perché avevamo pensato che se poi rimaniamo in Fiat, se ogni anno tu hai porti su una bella paga oraria, che poi non possono più toglierti, capisci? Certo. Perché avevo tanto non serviva niente. Quando è caduto il quinto, io ero praticamente in sciopero, che non salivo più, perché se non veniva dato un contributo. Cosa che poi in occasione, adesso non mi ricordo di che anno fosse, ma l'anno che Didier Auriol ha vinto la Corsica, c'è stato a, mi sembra, 4 prove dalla fine, era in vantaggio di 2 minuti e qualcosa su Carlos Sainz, ha rotto il differenziale anteriore. Allora ha chiamato che aveva dei problemi, e praticamente con l'elicottero sono venuti a prendermi, siamo andati a prendere altri 2 meccanici, siamo andati alla fine prova. Mi ricordo adesso i nomi di tutti, non me li ricordo. Eravamo comunque in 7 meccanici e abbiamo sostituito il differenziale anteriore che non avevamo mai sostituito, non si era mai rotto in gara, quindi era la prima volta che facevamo questo tipo di intervento. Siamo riusciti a farlo nel tempo che lui non ha pagato, quindi mi ricordo di Sainz che quando mi ha visto alla fine mi ha detto: "Ah, mi avete fregato ancora una volta." E lui stava di a rotto, pensava invece ce l'abbiamo fatta. Bene, allora anche a distanza di tanti anni, complimenti ancora per quel lavoro. Volevo un attimo andare al di là della sua esperienza in Lancia a un paio di anni dopo, perché la Toyota nel 94, se non ricordo male, è stata protagonista di un'irregolarità alle turbine della Toyota Celica. Immagino che lei, essendo probabilmente in quegli anni ancora dentro al mondo dei rally, perché probabilmente era in Ford in quell'epoca, come avete visto voi da un punto di vista tecnico quel momento? Allora, c'è da fare una premessa, che Toyota era convinta, e difatti c'è stato un episodio al Monte Carlo, c'è da fare una premessa, in Lancia noi avevamo i turbo di ricambio. Questi turbo di ricambio venivano catalogati in base al migliore, secondo, cioè venivano proprio testati tutti e venivano, non so, quello che dava più coppia, specialmente più coppia, venivano testati e noi in assistenza li avevamo numerati, uno, il primo, il secondo, il terzo, ed erano distribuiti tra le macchine veloce e i mezzi d'assistenza. Arriviamo a... nell'ultima notte di Monte Carlo, a un'assistenza decidiamo di cambiare il turbo di Auriol per precauzione. Lì c'era qualcuno di Toyota che guardava cosa facevamo. Era il periodo che i turbo non si marcavano ancora, no? Loro hanno visto che era pronto un turbo da montare. Hanno visto che è arrivato poi, non so, un meccanico con una macchina veloce, si vede che per radio gli abbiamo chiesto: "Che numero di turbo hai tu?" Avevo il numero più basso, allora se arrivi in tempo montiamo il tuo. Praticamente è arrivata sta macchina veloce e abbiamo montato questo altro turbo. Questi qua si sono fatti un sacco di domande: perché non hanno montato l'altro, perché c'eravamo noi a vedere, perché c'era... Insomma, che di lì loro erano convinti che noi
facessimo qualche toschino col turbo, invece non esiste. L'altra cosa, che erano convinti che noi usassimo il protossido negli estintori, ma è una palla, e erano sempre lì a tutte le assistenze a vedere se cambiavi l'estintore, cosa facevi, era diventato un incubo per loro. E si vede che, per convinti che noi facessimo qualcosa, si sono inventati di fare qualcosa loro. E poi però mi ricordo che al Catalunya, in Spagna, li hanno beccati e squalificati. Io ero giù con la RAS Sport, che adesso non mi ricordo più, forse c'era Thierry che correva, e hanno beccato la macchina di Cancun. Mi sembra che ci fosse, non mi ricordo se c'era ancora l'ingegner Kadringer o se c'era già quello che l'ha sostituito in FIA. Però insomma li hanno beccati e li hanno squalificati. Ed è stata forse l'unica grande irregolarità che nel mondiale era stata scoperta, di qualcosa che fosse diventato... C'è stata un'altra irregolarità ai tempi del... di sicuro erano i getti d'acqua sull'intercooler in Grecia. Avevano beccato, mi sembra, Audi e non mi ricordo più chi, che c'era un trasferimento sul traghetto, e c'era i commissari FIA e hanno visto che queste macchine perdevano un sacco di acqua davanti, no? Allora sono andati a investigare e hanno visto che avevano uno spruzzino che buttavano acqua sull'intercooler. Non omologato, perché la Lancia l'aveva omologato quel sistema lì. Quindi era acqua sull'intercooler. Era una cosa permessa, ma loro non l'avevano omologata a priori e quindi non era in fish. No, esattamente. E andiamo un po' a conclusione di questa bellissima intervista. Nel suo periodo, poi dopo la Lancia, lei è stato appunto direttore tecnico per la RAS Sport, quindi Ford sostanzialmente, e poi via via in altre squadre, la Grifone per esempio e quant'altro. Oggi che è uscito da questo mondo, segue ancora i rally? Ogni tanto ne va a vedere qualcuno? Assolutamente no, non seguo più e non vado neanche a vedere. Io abito vicino nella zona di Alba, qui c'è rally del Moscato, rally di Vesime. Ogni tanto passa dal mio paese, fanno qualche prova speciale, ma non vado a vedere. Ogni tanto mi guardo su internet, così vado a vedermi questi nuovi regolamenti che permettono di fare delle macchine che sono dei missili, partendo da delle macchine piccolissime, no? Quindi è una cosa un po'... Io la trovo un po' molto vicino a quello che era l'S4 una volta, questi gruppi B, è vicino ai gruppi B come regolamento. Saranno anche molto sicure, saranno, visto l'incidente che ha avuto Tana a Monte Carlo, quindi le macchine sono sicure, ma non vorrei che stanno andando un po' oltre. Forse sarebbe il caso di cioè, prima che succeda il pezzo, non aspettiamo un trigone, vediamo di fermarci prima. Certo, ma anche perché mi fa piacere di vedere che comunque un po' di Italia c'è ancora nel Mondiale Rally, perché c'è Adamo, ingegnere Adamo, che conosco bene, comunque direttore tecnico sportivo, non ho ben capito, della Hyundai, che vedo che è molto brava ad accattivarsi tutti i migliori piloti, così se sono con lei non li ha conto. E questo forse è un po' la scuola di Fiorio di una volta. Prendiamo il meglio, così perlomeno non li abbiamo conto. Senta, a proposito, lei ha nominato Fiorio, ma che personaggio era Cesare Fiorio? Perché che fosse un grande stratega è sicuro. Però poi nella quotidianità, quando lo vivevate anche solo per dire alle cene, piuttosto che in assistenza, che persona era? Una persona squisita, una persona che dava sicurezza, ci dava sicurezza, perché lui si prendeva le sue responsabilità. Se sbagliava lui, diceva ho sbagliato io, non cercava nella squadra qualcuno che pagasse per lui. No, lui è sempre stato molto
corretto e coerente, ed è una persona molto ingegnosa. L'idea del cambio gomme in prova speciale è nata da lui. Facciamo qualcosa, lui era sempre quello di facciamo qualcosa che gli altri non hanno ancora pensato. E lì veniva fuori tutte queste cose che la Lancia ogni tanto. C'è stato nell'87 Corsica, la 4D aveva un problema che dietro non aveva l'alettone. Allora, se andate a vedere le foto della Corsica, erano state omologate, questo tra Limone e Fiorio, hanno fatto erano permesse delle aperture per l'estrazione dell'aria dall'abitacolo. Lui con Limone aveva studiato, facciamo delle aperture, e noi andavamo con queste aperture dietro, messe dove poi molto inclinate, che facevano da spoiler. Certo. Poi quelle omologate, non omologate in fish. Poi qualcuno si è lamentato e mi ricordo che Fiori ha detto: ma se voi pensate che la Lancia vinca per quello, li togliamo. Ha detto: l'abbiamo usato una gara sola, però è la gara che a lui serviva, perché sull'asfalto, sulla terra non serviva molto quelle cose. Certo. Beh, a proposito di ingegno, ricordo anche il fatto di far sedere il navigatore dietro sulla 131. Sì, lì è stata un'idea, non mi ricordo più di chi è stata quell'idea, che non è stata un'idea geniale. L'abbiamo usato un rally solo, a WAC. Mi ricordo, c'era Walter Röhl e Christian Gestofer. Non mi ricordo chi è stato, perché lì non so se c'era lui come non c'è Fiorio, era il direttore sportivo, ma c'era ancora Daniele Audetto. Che non sia stata un'idea di Daniele Audetto, perché lì in quel periodo c'era ancora Daniele Audetto. Va bene, io avrei esaurito le domande che avevo pensato di farle, anche se, come le ho anche scritto nell'email, veramente le chiederei tantissime altre cose, mi farei raccontare veramente per una settimana tutta la sua vita sportiva, perché è incredibile, anche perché penso al fatto che con i suoi occhi ha visto veramente la storia dei rally, perché poi mi immagino anche solo banalmente a delle semplici assistenze in cui eravate lì a parlare tra di voi, vedevate le macchine dei vostri avversari passare, i discorsi, i ragionamenti che si fanno, quindi questo è veramente molto molto affascinante per me, per cui io la ringrazio davvero molto. Va bene, io sono sempre a disposizione se volete. Io ho altre cose da raccontare, ad esempio quando facevamo le assistenze in Inghilterra, non potevi fare assistenza fuori dai parchi. Allora io ero vestito come un motociclista inglese, tutta nera, e il mio pilota all'epoca era o John Spiller o David Richard, non so se... Ma questa cosa qui di David Richard io l'ho vista in una fotografia e sono rimasto stupito, perché non credevo che David Richards già ai tempi fosse passato per il Giro Lancia, quindi questa cosa mi ha stupito. Allora, David Richard era una delle persone che... lui aveva un'organizzazione della DR, David Richard DR, dove c'era con lui John Spiller, Paul White e un altro, un certo Nick, non mi ricordo. Quando noi andavamo in Inghilterra a fare rally, c'era questo problema delle assistenze che non si potevano fare al fine prova. Allora io avevo o David o John Spiller che mi portavano in giro, e io con una macchina, con un semiasso, una turbina, una centralina, quattro canne, avevo un po' di roba, ed non avevo la tuta, avevo una tuta da motociclista con un berretto, lì piove sempre, avevi qualcosa da pioggia, e andavi a tutti i fine prova speciale, loro conoscevano tutti i tagli, loro conoscevano tutte le stradine, ti portavano a 200-300 metri dal fine prova, no? Poi per radio ti dicevano tutto bene, e se c'era un problema ti chiamavano e intervenivi,
la macchina si nascondeva in qualche fattoria, in qualcosa, faceva il lavoro e poi si andava, ma lo facevano tutti, perché io c'ero per la Lancia, c'era il meccanico della Toyota uguale, il meccanico dell'Audi, tutti avevamo, tant'è che ci incontravamo e tra di noi ci conoscevamo, però è così. Per salvare le apparenze si faceva così. No, più che altro perché là c'erano tutti i marshal, tutti i commissari, se vedevano uno con una tuta subito segnalavano. Invece una macchina inglese, due signori che andavano ufficialmente a vedere le prove speciali, quindi... Certo. Va bene. Va bene. Io, guardi, appunto, mi trattengo dal chiederle altre mille cose, perché comunque è passata quasi un'ora e quindi, insomma, c'è già tanta roba. Io sono a disposizione, saluto tutti gli ascoltatori, saluto lei e quando vuole ricontattarmi ci sono. Guardi, io in realtà spero vivamente di poter venire giù e venirla a trovare e magari possiamo fare ancora delle chiacchiere, ma davanti a un caffè o a un bicchiere di vino, quello che preferisce. Speriamo che ce lo permettano presto. Assolutamente. La ringrazio ancora. Buona serata. Altrettanto lei. Buona serata. Amici appassionati, che intervista, che personaggio. Sono veramente esterrefatto dai racconti di Rino Buschiazzo. È stata veramente una bellissima occasione. Io spero che questa intervista vi sia piaciuta, che vi abbia trasmesso un po' dell'atmosfera che c'era nella squadra Lancia dell'epoca. Secondo me è l'atmosfera vera dei rally vecchia maniera, old school, i rally veri, quelli che avevano l'epica dentro e non solo lo sport. Come dicevo, che questa puntata vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, mettete un like, un mi piace, un commento sui social. Mi fa molto piacere sapere la vostra opinione su questa puntata. Io vi ringrazio ancora. Ricordatevi di seguirmi anche su YouTube, perché presto, quando ce lo permetteranno, comincerò a produrre dei video sempre a tema rally. Mi piacerebbe raccontarvi un pochino qualche esperienza che magari andrò a fare. E ovviamente ci sentiamo, ci vediamo sui social. Grazie mille anche per questa settimana. Ciao. Derecha 5 poco rápida, situar, para izquierda 4 rápida, se cierra mucho, para. Tre, due, uno, vai, destro 3 più, 70.